Ciao a tutti, oggi pomeriggio finalmente andremo a realizzare il tutorial dell'orecchino. Allora, stavo dicendo che andremo a realizzare il tutorial degli orecchini foglia. Ecco qua, questi sono i miei orecchini foglia che ho realizzato con i cipollotti, questi piccolissimi, cioè sono grandi quanto all'incirca quanto una 80, adesso vi faccio vedere. Cipollotto e la 80, eccoli qua, quindi all'incirca quanto una 80, sì, diciamo all'incirca quanto una 80, quindi se non avete questi qui dovrebbero essere 2x3 questi qui, perché li ho anche più piccoli, perciò questi qua sono i 2x3. Poi abbiamo bisogno anche di super duo in due colorazioni. Io vabbè sto usando questa che è la Pastel Petrol e questa qua sempre presa da Cadoro, quindi questo è il codice, e una rimanenza di super duo che adesso il colore non ve lo so dire, però sono tra l'argento e il blu, tanto per magari abbinarle un pochino. Sì, non so proprio il colore. E poi abbiamo bisogno anche di cipollotti 6x4. Io adesso vedo un attimo se ci sta bene questo blu, se no cambierò. Comunque ho cercato di abbinare i colori argento, blu, questo non è tanto blu, ma un petrol. Questo non è che ci sta un gran bene. Vabbè, vedremo. Quindi super duo di due colorazioni, poi cipollotti, ce ne servono 3 da 6x4, rocaille 110, queste qui sempre prese da Cadoro, sono le permanent finish galvanized d'alluminium, codice si è un pochino sbiadito, però vabbè, 15541. E poi filo di nylon 0,15, un Fireline 0,15. Io sto usando il Fireline, ago tranquillamente il 10, possiamo usare, e poi monachella o perno. Quindi andiamo a iniziare il nostro tutorial. Iniziamo, allora tiro fuori vado a preparare il super duo e poi iniziamo. Allora, dobbiamo inserire praticamente 10 super duo alternate a 10 cipollotti. Io ho alternato una super duo della prima colorazione a una super duo della seconda colorazione. Quindi 10 super duo alternate da 10 cipollottini 3x2. Ok, quindi portiamo tutto alla fine del filo e chiudiamo a cerchio. Quindi in questo modo adesso ripasso in tutte. Ok, ecco qua, quindi vado adesso di passare in tutto, chiudo a cerchio e vado a fermare con un paio di nodini. Fatto questo, ci vediamo per continuare. Adesso vado a fare sì, ciao, vado a fare i miei due nodini, quindi primo e il secondo, ecco qua. Adesso rientro in alcune perline. Aspettate che sistemo bene il mio nodino, eccolo qua. Rientro in qualche cipollotto e in qualche super duo, così mi vado a spostare anche dal nodino e possiamo proseguire la lavorazione. Quindi io adesso rientro in qualche perlina, ecco così, e uscendo dal foro basso di questa super duo mi salgo e mi porto quindi nel foro superiore della super duo. Giro il lavoro per comodità. Allora adesso facciamo in questo modo, questo sarà il nostro centro del lavoro, quindi vado a prendere il mio
cipollotto 6x4 e ci inseriamo in questo modo. E caspita, aspettate. Ok, adesso cosa dobbiamo fare? In ogni spazio, quindi tra una Super Duo ed un'altra, dobbiamo andare ad inserire una coppia di Super Duo. Quindi io le metterò della prima colorazione, perché poi dobbiamo fare ancora un altro giro e useremo l'altra colorazione di Super Duo. Quindi in ogni spazio andiamo a mettere una coppia di Super Duo. Ecco, ho preso una Super Duo con foro tappato. Ecco, l'abbiamo stappato. Di solito le controllo prima. Va bene, intelligenza. Ok, quindi ancora due Super Duo. Ecco qua. Adesso dobbiamo andare ad inserire l'altro cipollotto 6x4. Così abbiamo diviso il nostro lavoro. Continuiamo ad inserire le nostre coppie di Super Duo fino ad arrivare di nuovo alla parte iniziale. Quindi inseriamo le nostre Super Duo fino alla fine del giro. Allora, ho fatto tutto quanto il giro e sto uscendo da questo cipollotto 6x4. Vado ad inserire un cipollotto 3x2, 3x2 e mi inserisco nel foro alto della Super Duo in questo modo e tiro bene. Adesso cominciamo ad inserire una coppia di Super Duo della seconda colorazione. Quindi vado a prendere la coppia di Super Duo e mi inserisco nel foro successivo e in quello seguente. Quindi in due fori di Super Duo, vedete, in questo modo. Di nuovo un'altra coppia di Super Duo e mi inserisco nei fori successivi e vado ad inserire ancora le mie Super Duo, tiro, vado ad inserire l'ultima coppia per questo lato di Super Duo. Esco prima del cipollotto 6x4 in questo modo, vedete, e vado ad inserire qui un cipollottino 3x2. Entro nel cipollottino, scusate, nel cipollotto 6x4, esco dal cipollotto, prendo un altro cipollottino 3x2 e mi inserisco di nuovo nel foro alto della Super Duo di quest'altro lato. Anche qui e tiriamo bene. Anche qui andiamo ad inserire le nostre 1, 2, 3, 4 coppie di Super Duo della seconda colorazione. Ci vediamo quando siamo arrivati ad uscire dal cipollottino. Quindi arrivati qui dobbiamo inserire un altro cipollottino in questo spazio, vedete? Quindi poi passiamo il cipollotto 6x4 e andiamo ad uscire da questo cipollottino 3x2. Ok, ci vediamo quando siamo arrivati. Adesso sto uscendo dal cipollottino, questo qui. Vado ad inserire due 11-0 e ci inseriamo nel foro alto di questa Super Duo e tiriamo per bene. Adesso dobbiamo inserire tra la coppia di Super Duo un cipollottino 2x3, 3x2 insomma, vale. E tra una coppia e l'altra di Super Duo una 11-0 in questo modo. Quindi ancora cipollotto, e 11-0. Quindi facciamo così fino alla fine di questo lato, poi andremo a fare anche l'altro. Ok, quindi cipollottino e tiriamo. 11-0 e tiriamo cipollottino e ci inseriamo nel foro alto della Super Duo. Adesso usciamo da questa Super Duo, andiamo a prendere 2-11-0 e ci inseriamo nel cipollottino. Passiamo il cipollotto in questo modo, così rientriamo nel cipollottino di questo lato. In questo modo,
Ok, e di nuovo 2110, quindi 2110 e ci inseriamo nel foro alto. Ok, anche qui andremo a inserire tra la coppia di super 2 un cipollottino 3x2, tra una coppia di un'altra una 110. Quindi facciamo questo anche per questo lavoro, anche per tutto il giro, tirando sempre bene il nostro filo. Vedete, si sta cominciando a incurvare la nostra foglia. Ok, continuiamo fino ad arrivare di nuovo alla parte centrale del nostro lavoro. Allora, di nuovo 2110 e rientriamo nel cipollottino, in questo modo, nel cipollotto 6x4, ripassiamo nel cipollotto piccolino successivo e praticamente tiriamo bene il nostro filo. Adesso rientriamo anche nelle 2110, queste qua, io forse così vedete meglio. Ecco qua, quindi questa è già una parte di foglia azzurra, vabbè. Adesso, dunque, usciti da questo dobbiamo aspettate un attimino, che questo l'ho fatto qualche mese fa, questo modulo, e mi devo ricordare. Quindi adesso rientriamo e facciamo un giro vuoto. Ok, adesso facciamo quindi mezzo giro vuoto, quindi rientriamo nel super 2, nel foro alto delle super 2, ripassiamo nei cipollottini, nelle 110, nel foro alto, fori alti delle super 2, perché dobbiamo portarci ad uscire dal foro della super 2, del foro alto di una super 2, in questo modo. Allora, ripassiamo cipollottino ed esco dal foro alto della super 2 in questo modo. Adesso dobbiamo inserire 1 2 3 cipollottini 3x2, un cipollotto 6x4 e di nuovo 3 cipollotti 3x2. Ecco qua, così vedete, e ci inseriamo nel foro alto della super 2 successiva, così andiamo a realizzare, diciamo, la punta. Comunque lo faremo anche di qua, quindi questa sarà la punta della nostra foglia, e qui invece andremo a realizzare con i cipollotti la parte dove attaccare la nostra monachella. Quindi adesso ripasseremo in questo lato in tutte le perline, così rinforziamo anche la lavorazione in questo modo. Abbiamo quasi finito questo orecchino. Poi andrò a realizzare anche l'altro. Quindi esco sempre dal foro alto di questa super 2 e qui andrò ad inserire praticamente io lo farei con le super con le anziché con i cipollottini, lo farei con le 110, quindi vado ad inserire 1 2 3 4 5 6 7 8 9, vediamo se ci bastano. 9, facciamo 11. 11, 11, 0 praticamente, perché poi qui al centro andremo a fare la solina, vedete, in questo modo. Adesso ripassiamo lateralmente in tutte le nostre perline, di nuovo. Dobbiamo raggiungere la punta adesso. Allora,
Facciamone un po' per volta così. Potevo disfarne uno di quelli verdi, però non mi andava. Allora ho deciso di farne un altro colore anche. Volevo farlo dorato, però devo riprendere anche le super duo dorate che le ho finite. Tipo un po' foglie d'autunno volevo fare. E invece l'ho fatto in questa colorazione che con le foglie non c'entra niente, non ci azzecca nulla, però fa niente. Adesso facciamo così, usciamo dal cipollottino. In questo modo, vedete, così, e andiamo a creare una punta allora, ma possiamo uscire aspettare dal cipollotto un attimino, quindi vado ad inserire 1, 2, 3, 4, 5. Andiamo un po', proviamo con 7, 7, 11, 0. Ecco qua, così praticamente. Creiamo un po' la puntina. Lì ne ho messe 5, qua le mettiamo un pochino di più, quindi rientriamo nelle nostre rocaille l'11, 0. Rinforziamo, facciamo un paio di giri. Ok, rientro nel cipollottone in questo modo, rifaccio un giro ancora tra queste 11, 0, così, e rientro nel cipollotto, questo grande. Ok, adesso sistemo la punta. Poi ripasseremo un po' in tutta la lavorazione, sempre per rinforzare alla fine. Adesso qua su andremo a creare la solina della nostra foglia. Quindi rientro nei cipollottini e rifaccio tutto il giro lateralmente, così. Piano piano, magari anche due, un pezzetto per volta, quindi. E abbiamo quasi terminato, ragazzi. So che è semplicissimo, ma non mi ricordavo un po' i passaggi perché volevo farvelo prima questo tutorial, poi un po' l'estate, un po' non mi andava di fare niente. E vabbè. E adesso risaliamo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nella sesta rocaille, usciamo dalla sesta rocaille. E qui andiamo a creare la solina. Se volete con le 15, 0. Oppure sempre con la nostre con le 15 sono sempre con le 11. 2, 3, 4, 5, 6. Vediamo un po' e rientro nel senso opposto. Ecco qui. Adesso vado a rinforzare la mia solina e il nostro orecchino foglia. È terminato. Adesso io ripasserò un paio di volte nella solina, quindi 1, 2, così. E adesso praticamente ripasso un po' lateralmente, nella punta, insomma, vado a ripassare un po' in tutto.
Comunque il nostro orecchino foglia è terminato, adesso ve lo faccio vedere un attimino montato con la monachella. Non è pesante per niente perché comunque non è che abbiamo usato tanti materiali, diciamo, pesanti. Tiro bene. Aspettate che ho messo male la monachella, non capisco perché ogni volta che devo fare un tutorial scappano fuori tutti gli imprevisti e invece quando lavoro tranquilla, che non faccio tutorial, mi riesce alla perfezione. Poi ho sempre il problema delle mani che si addormentano, che è una cosa, mamma mia, pazzesca. Aspettate. Oh, ok, ce l'abbiamo fatta. Ecco qua, tiro un pochino. Eccolo qua. E il nostro orecchino foglia è terminato. Ma comunque vi posso dire che è bello anche in questa versione, nel blu e argento. Bello, mi piace. Ora vado a fare l'altro. Scusate, ma oggi la giornata prima era nuvoloso, è uscito un pochino di sole. E praticamente c'è tanta luce, prima non ce n'era per niente. Eccolo qua. Ok, ragazzi, vado a fare anche l'altro, poi metterò le foto di tutte e due della coppia di orecchini e spero che questo tutorial semplicissimo, comunque visto che me l'avete richiesto in tantissime, vi piaccia. E spero di essermi spiegata bene. Se avete qualche problema, non avete capito qualche passaggio, scrivetemi sotto al tutorial, così vi rispondo, anche perché con Facebook non mi arrivano tutte le notifiche, non capisco il perché, boh, vabbè. E niente, ok, quindi questo è uno, questo è l'altro e adesso vado a fare l'altra foglia blu. Ok. Ciao ragazze, dopo vedrete la foto degli orecchini in coppia, della coppia di orecchini, va bene, anche di Sodessia, cioè tutt'oggi, ciao. Ok ragazze, buon lavoro, buon tutorial, spero che insomma avete capito tutti i vari passaggi, comunque è semplicissimo, se volete li passate anche per rinforzare un pochino la parte centrale della lavorazione. E niente, al prossimo tutorial. Ciao a tutte. Un'ultima cosa, praticamente adesso al centro ho voluto mettere questo cipollotto 8x6. Se volete metterlo tranquillamente, basta che uscite da un cipollotto centrale. Mettete una 15-0 il cipollotto 8x6, un'altra 15, rientrate nel cipollottino, uscite dallo stesso cipollotto, un'altra 15, rientrate nel cipollotto quello grande, un'altra 15-0, rientrate nel cipollottino questo qui, laterale, non so se riuscite a vedere. Così, ecco qua, vedete, qui sto uscendo. Quindi se volete potete riempire il centro del vostro orecchino foglia anche con un altro cipollotto un pochino più grande. Ecco qua, quindi questa è la piccola modifica che ho apportato a questi orecchini. Ok, con questo è tutto, adesso vi saluto tutti, un buon lavoro, buone creazioni a tutti quanti.